poi vai sulla presentazione. No. Il microfono che si è spento. Buonasera, spero che mi sentiate perché c'è un problema con il microfono, ma cercherò di gridare, quindi mi sentirete ugualmente. Se si può abbassare leggermente le luci, perché almeno vediamo un po' meglio lo schermo, viceversa, magari lasciando più tempo di vedere. Perfetto. Innanzitutto ringrazio la professoressa Simi e la professoressa Salvatori per avermi invitato. Io, come diceva appunto la professoressa, vengo dall'antropologia. Io ho studiato il professor Paolo Chiozzi a Firenze, il quale poi sono stato collaboratore e amico sincero. Lui purtroppo è morto l'anno scorso, lasciandoci, come ho detto io più volte, orfani, tutti orfani, perché era una persona assolutamente straordinaria che riusciva a trasmettere l'antropologia. In realtà io poi negli anni mi sono occupato anche di altre cose, in realtà mi sono occupato anche di studi di storia economica, di letteratura, ma non di storia della letteratura, utilizzando i metodi dell'antropologia. E negli anni mi sono anche chiesto, anche con Paolo ci siamo chiesti, come potevamo fare in qualche modo a fare un salto di qualità all'antropologia. A Firenze c'è una lunga e articolata tradizione sostanzialmente di antropologia fisica. La cattedra di antropologia viene fondata da Paolo Mantegazza nel 1869 e, come dire, in qualche modo la tradizione è quella di lavorare sul corpo, ma sul corpo soprattutto fisico, più che sull'antropologia culturale. In realtà con Paolo, Paolo è stato il fondatore in Italia dell'antropologia visuale, antropologia legata al cinema, legata alla fotografia, legata anche alla città per certi aspetti. Io in realtà in questo periodo mi occupo soprattutto di antropologia urbana. E però appunto la nostra idea era in qualche modo di provare a fare all'antropologia anche un salto di qualità, utilizzando strumenti nuovi, strumenti che ci permettessero una serie di approfondimenti. Io la prenderò, come dire, un po' larga, prima di arrivare al nocciolo della faccenda. Stamattina ho seguito la cerimonia di consegna della laurea in honoris causa al professor Faggin. Non so se sapevate che stamattina c'era questa cerimonia in Aula Magna. Faggin è un fisico che ha inventato semplicemente il microprocessore e ha inventato semplicemente il touchscreen. Quindi mi sembrano due cose abbastanza, come dire, rilevanti. Se i nostri telefoni funzionano è perché Faggin ha inventato il touchscreen nell'86.
L'Alessio Magistrali di Fagin stamani è stata piuttosto interessante. Io avevo in realtà letto altre cose sue, c'è in rete una lunga intervista fatta dalla Fondazione Olivetti un paio di anni fa, dove lui riflette in chiave filosofica, lo possiamo dire, non è una bestemmia, su cosa possa essere o non essere l'intelligenza artificiale. Ora, vi potreste anche chiedere cosa c'entra l'intelligenza artificiale in questo contesto. Se, voglio dire, noi ci dobbiamo interrogare su cosa è l'intelligenza artificiale, se ci serve in questo contesto. Lo vedremo strada facendo che, come dire, qualcuno pone la domanda, quindi bisogna anche cercare di trovare le risposte. Fagin dice delle cose molto interessanti. Spero che l'università metta online, insomma, la cerimonia, la sua lezione, ma penso proprio di sì. Stamattina è stato distribuito un libretto con il testo cartaceo. Fagin dice che i computer non possono essere intelligenti perché l'intelligenza biologica è sostanzialmente un'altra cosa, che non sta fisicamente dentro un computer, dentro un processore, dentro un chip. Questo si possono aprire, come dire, molteplici visioni e strade, insomma, ora non stiamo qui a discutere questa faccenda. Però, preparando questo seminario, questa lezione, io mi sono ripreso un po' di libri che negli anni ho utilizzato, in particolare questo libro del 65, non so se l'avete mai visto, si intitola La filosofia degli automi, è curato da uno storico della scienza che era Vittorio Somenzi. Ora, questo libro è del 65, quindi non è, come dire, preistorico, e ci dà una serie di riflessioni che in qualche modo, come dire, in 50 anni appaiono molto, molto superate, no? Il ragionamento, già il titolo, insomma, no? La filosofia degli automi. Come dicevo, appunto, Fagin ha lavorato stamattina sulla filosofia, ma in realtà qui c'è una serie di passaggi, una serie di introduzioni, di concetti, di autori, non c'è un italiano neanche a pagarlo, e questa è una cosa molto interessante poi nelle riflessioni che potremmo fare. In realtà qui c'è un approccio nella prima parte, un approccio molto grosso e molto forte, di natura, come dire, puramente fisiologica, discutendo su cosa sia il cervello, su cosa sia il pensiero, e come in qualche modo le macchine possono, lo dico, simulare questo pensiero. Insomma, nell'ottica del ragionamento di Fagin, la parola simulare, secondo me, è quella più corretta e più interessante. C'ho anche una raccolta di scritti di Alan Turing, pubblicata nel 94, dal titolo che è un titolo piuttosto curioso, allora, La filosofia degli automi. E questo si intitola Intelligenza meccanica. Sono alcuni scritti di Turing tra la fine degli anni 40 e i primi dei 50, dove appunto lui riflette e ragiona su questa possibilità di come dire, intelligenza delle macchine, per così dire. Però il titolo, insomma, Intelligenza meccanica, ci dovrebbe far riflettere anche questo su un certo tipo d'approccio. Io mi sono preso anche un libro che no, non che non mi sia piaciuto, ma è un libro che è assolutamente, a mio avviso, del tutto inutile. È un libro divulgativo che ha fatto un po' parlare di sé, uscito l'anno scorso, Baricco, The Game. Secondo me, non, come dire, per chi non sa, va benissimo. Venuto? Sì, a discutere con noi. Io dico, a me non mi è piaciuto, poi voglio dire, per chi non sa va benissimo, per chi sa, vabbè, ci fa queste belle mappe, queste riflessioni di qualche tipo, però secondo me no. La mia idea era di chiacchierare su quello che ci sta tra queste due robe, insomma, mettendoci nel mezzo l'antropologia. In realtà poi appunto, come dire, i ragionamenti sono molteplici e articolati. Ci si potrebbe anche chiedere, brutalmente, naturalmente, se ci serve a noi colorare le immagini in bianco e nero.
cosa ce ne facciamo di queste immagini colorate? Se è un vezzo estetico, come dico io, o se è un vezzo etico? Io a volte divido il mondo in due faccende. Le cose sono o estetiche o etiche, secondo me, insomma, no? E a volte la colorazione delle, ora vedremo strada facendo, insomma, la colorazione delle immagini a volte sta un po' più nell'estetica che nell'etica. L'idea mia, e quella anche di Chiozzi poi, era di riportarla un po' nell'etica. Questa è una bella definizione generica di antropologia, insomma, questa scienza dell'uomo, insomma, le comunità, le situazioni, tutto molto bello, insomma, ma in realtà Chiozzi diceva sempre che l'antropologia è un metodo e non una disciplina. Quindi il fatto che sia un metodo, poi io l'applico a quello che più mi interessa, voglio dire, insomma, no? Io posso applicare anche l'antropologia allo studio dell'economia, insomma, o cose simili. L'antropologia è un modo di approccio alla realtà, insomma, no? Un modo osservativo, un modo di analisi della realtà. Ovviamente si parla di fotografia, ci sono una baraccata di studi del rapporto tra antropologia e fotografia, l'ho buttato io in due, ma questi sono assolutamente casuali e, come dire, in qualche modo vertono purtroppo tutte e due in una chiave leggermente estetica, se così possiamo dire, insomma, no? È chiaro che nell'Ottocento la fotografia era, come dire, lo strumento di registrazione, ma anche di appropriazione in qualche modo dell'informazione antropologica, per così dire. In realtà mi interessa molto questa storia dell'umanistica digitale. Mi verrebbe da dire che, insomma, è brutto dirlo, ma insomma a volte le cose, come dire, si definiscono, vengono definite quando sono già molto avanzate. Insomma, viene in mente il dibattito sulla public history in Italia. Io faccio parte anche della Società Italiana di Public History, dalla sua fondazione un paio di anni fa, insomma, e c'è tutto un dibattito su cosa sia questa public history, se magari 30 anni fa, quando facevamo ricerca sul campo, forse poi raccontavamo nelle assemblee, era public history oppure no, insomma, se è una disciplina o un metodo. Negli Stati Uniti ci sono le carte delle public history, in Italia no, insomma, eccetera, eccetera, ma questi sono ragionamenti assolutamente, assolutamente poco interessanti. A me in realtà mi interessa, questo è il manifesto dell'umanista digitale, ma è già vecchio, perché è di 10 anni fa, voglio dire, no? Quindi, come dire, io l'ho preso perché c'è una serie di concetti che mi interessavano, è un estratto naturalmente, però dal 2009 al 2019, secondo me, le discipline che stanno intorno all'umanistica digitale non solo hanno fatto molta strada, insomma. Però a me piaceva questo concetto di ombrello, insomma, no? L'umanistica digitale è un ombrello sotto il quale ci sta anche l'antropologia, però l'antropologia l'ho messa no? A metà, che sta un po' sotto e un po' fuori, insomma, no? In realtà, voglio dire, se io condivido i miei dati su una mia ricerca di antropologia su YouTube, su altre cose, faccio umanistica digitale, cosa faccio? Insomma, voglio dire, non stiamo a discutere su queste faccende, però insomma, secondo me la maggior parte degli antropologi vorrebbe star fuori la digital humanities invece che dentro, insomma, no? Perché io ho visto, insomma, c'è, non solo insomma in antropologia, ma insomma anche in altre discipline, si parla molto bene, si razzola molto male, insomma si ha paura di approcci nuovi e innovativi alle discipline, insomma. Io tanti anni fa mi divertivo negli anni 90 a scrivere e a programmare prima in Basic e poi in Visual Basic, cose assolutamente inutili naturalmente, però insomma mi divertiva molto lavorare sui sistemi esperti, insomma, ma in quegli anni lì sistemi esperti era una roba piuttosto, insomma, anche stupidina, insomma, no? A volte anche giganteschi database che ti davano delle risposte opportunamente interrogati. Io avevo sviluppato un sistema esperto per il riconoscimento dei minerali, insomma, con le chiavi dicotomiche. Ora io ho trovato una roba sulla botanica, invece che le chiavi dicotomiche funzionano in una maniera molto, molto semplice. Io ho una foglia,
questa foglia come è fatta, è aghiforme, se è aghiforme ginepro, non è aghiforme, allora passo a altre parti fino ad arrivare alla mia descrizione, insomma. E quel sistema che avevo sviluppato io partiva con i minerali, insomma, che colore è, questo minerale è rosso, se è rosso vai a, cioè vai a, andava da sé naturalmente, insomma, con l'architettura del sistema, ma è una roba assolutamente indecorosa, insomma, penso di aver perso anche l'oggetto e la programmazione, insomma, fatta in Visual Basic. Era divertimento, naturalmente, insomma, in questo senso. Oggi i sistemi esperti oggi sono un'altra faccenda, insomma. Qui a Pisa è stato sviluppato questo progetto fantastico, insieme a Arcaide, che io ho seguito un po' nelle fasi pubbliche, per così dire, insomma, ho seguito alcuni seminari di presentazione, perché appunto mi interessava il tipo d'approccio. Arcaide è una cosa molto, molto semplice, beh, insomma, per dire, è un'app in realtà, perché è un'app che potete anche scaricare, e ci serve per sullo scavo archeologico, per avere un primo riconoscimento, un primo inquadramento di una ceramica. Quando io trovo una ceramica, la inquadro e Arcaide mi dà una serie di risposte su cosa possa essere quella ceramica. Ovviamente sono risposte statistiche, è evidente. Lui mi dice che secondo lui quel pezzo lì è una roba di Montelupo con una certa decorazione al 70%, oppure un'altra roba al 2%. Io ovviamente mi fido di Arcaide e dico ok, la tua risposta al 70% secondo me è quella corretta, eccetera. Probabilmente Arcaide è stato dietro l'app, c'è un sistema estremamente complesso di sistema, impara tra virgolette a riconoscere, di simulazioni anche naturalmente. Il sistema è molto interessante perché ad esempio per la parte c'è un database per le anfore. E questo è molto interessante. Come è stato addestrato Arcaide a riconoscere le anfore? I frammenti di anfora, che poi, voglio dire, una cosa tonda, quindi ci dà una serie di frammenti, non c'è decorazione, è solo, come dire, una forma di queste cose. È stato addestrato facendoli rompere virtualmente delle anfore. Quindi gli diamo una sagoma di anfora e Arcaide la rompe e ne fa dei pezzi e li analizza e li rompe e li analizza. Ovviamente più ne rompe di queste anfore virtuali, più impara le possibilità che i pezzi siano un pezzo di anfora, naturalmente. Naturalmente appunto più impara, più processa, eccetera. E il Fagin, in una sua intervista, dice, vabbè, dice, un bambino di 3 anni vede una volta una mela e la riconosce subito. Un sistema, per fargli capire che quella è una mela, io le devo far vedere 1 milione di mele. Va bene, insomma, però se poi il risultato è quello che ci serve, come dire, addestriamo questi sistemi, perché naturalmente poi con l'app io li posso anche dire, condividi la mia ipotesi sul database generale, e quindi il sistema continua a macinare dati che ci servono rispetto a un'architettura chiusa, come era quella del sistema che vi ho fatto vedere prima per il riconoscimento dei minerali o altre faccende di queste cose. Una roba che a me interessa molto per l'estrazione dei dati, anche visivamente, è il Word Cloud. Immagino sappiate cosa è, ora insomma lo vedremo. Io mi sono chiesto a volte, per motivi di ricerca, di avere risposte, di confrontare alcuni testi, di vedere l'autore, ad esempio, cosa in stesure differenti, cosa ci diceva. Io ho usato questo metodo anche su epistolari della Prima Guerra Mondiale. Io mi sono occupato, anche mi occupo di analisi della mentalità durante la Prima Guerra Mondiale con epistolari soldati, eccetera, eccetera. Quindi ho processato alcuni epistolari in questo modo per avere risposte non scontate su quello che c'erano in questi epistolari. Io ho lavorato molto, continuo a lavorare su Pellegrino Artusi e sulla sua Scienza in cucina, che è, insomma, il manifesto della scienza ottocentesca positivista, naturalmente. Io ho intrecciato, ora uscirà poi un mio lavoro in questo senso, dei rapporti tra Artusi e Mantegazza, eccetera, eccetera, antropologo, come dicevo prima. Artusi fa 15 edizioni tutte differenti della Scienza in cucina, tra 1891 la prima che viene pubblicata e 1911 quando muore in quell'anno lì. E io mi sono chiesto, ma
Cosa ci sta dentro questa scienza in cucina, insomma? Qual è il nucleo essenziale? E io lo vedo processando con liste di frequenza. Quelle sono robe statistiche, poi si fanno graficamente. Questo, più grossa la parola è, ovviamente, immagino lo sappiate, più pesa nel testo. Ovviamente questo grammi è la parola più pesante e è molto interessante perché ci dice che Artusi è il primo ricettario dove le dosi sono misurate, insomma, il primo ricettario dove mescolate 50 grammi di farina, che può sembrare una stupidaggine, ma non è, perché si lega ai concetti della scienza positivista dell'Ottocento, il misurare il mondo, il volere a tutti i costi misurare. E quindi il fatto che in tutte, questo è il workout di tutte le edizioni che dicevo della scienza in cucina, il fatto che emerga questa parola grammi è interessante e ci misura il rapporto, come dire, con la scienza di Pellegrino Artusi, insomma. Normalmente questo è Artusi e questo è Mantecazza, tutti questi due barbonissimi, insomma, così, ottocenteschi, figure fantastiche. Quando io ho una roba a questa maniera, diventa ancora più utile e complesso, insomma, avere sistemi automatici che ci raccontano cosa ci sta qua dentro. In realtà questa è una pagina del Finnegan's Wakes di Joyce, ovviamente pasticciatissima, ovviamente assolutamente in progress. E questo straordinario pirata James Joyce, che è il mio scrittore preferito in assoluto, lui poco prima di morire scrive quest'opera, si chiama Finnegan's Wake, inventando la Finnegan's, ma assolutamente intraducibile, anche se sarà tradotta in italiano, insomma, sarà terminata quest'anno la traduzione completa, iniziata 30 anni fa, insomma. È lo conoscete Joyce? Finnegan's Wake lo conoscete? L'avete letto? Sì, l'hai letto Finnegan's Wake? Grazie. Chi ha letto Finnegan's Wake? Alzi la mano! No, non ve l'avete paura, tanto non mi interrogo. 2, 3... Ho fatto letteratura inglese ai tempi del liceo. Grande. Ma ho fatto principalmente l'Ulisse. Beh, sì, insomma. Questo è il passaggio successivo, insomma, dell'Ulisse, no? Non avete paura, non vi mordo, potete, anche se sono un antropologo, non cannibalismo, insomma, mi interessa, però non lo pratico, insomma. E questo è l'inizio del Finnegan's, che è un libro circolare, inizia dove finisce, insomma, molte parole inventate, prese da altre lingue, insomma, c'è una poetica, una poesia interna, questo riverrun, questa parola riverrun è assolutamente, secondo me, la più grande parola del Novecento, riverrun, insomma. Come si traduce? Qualcuno in italiano ha tradotto fluido fiume, ma insomma riverrun, capite, no? River, fiume, run, correre, no? questa fantastica. Allora, cosa ci sta nelle mie pagine del Finnegan's? Cosa ci sta? Qualcuno degli anni 60 ha provato a fare degli indici, una roba, insomma, sì, beh, insomma, la parola accidental la trovo nel 130, pagina 134, 20 volte, ma insomma, cose che ci interessano poco. Questo è il work cloud che io ho fatto nel Finnegan's Wake. E, accidenti, quando ho visto quel one... come così pesante, così, è così gigantesco, ho detto, oh, santo Dio, perché one? Perché one è la parola più forte nel Finnegan's? Chi è questo one? E allora ho cominciato a riflettere e ho capito che questo one, che il Finnegan's è in realtà poi il racconto dell'individualità, no? Questo one siamo noi. No, in questa ossessione singola, come nell'Ulisse c'è questo racconto corale, nel Finnegan's nel 39, con un Joyce quasi cieco, con un Joyce malato, con un Joyce stanco, con un Joyce esule a Londra, questo one, come dire, ci concentra e ci dà questa straordinaria visione di questa singolarità. Ma io la vedo bene se faccio una roba di questo genere, insomma. Farla a mano sarebbe stata un'odissea, insomma, questi indici qua sono una cosa inutilizzabile, non serve assolutamente a nessuno, me ne fotti niente di questa roba qui. A me mi ci vuole questo, insomma. Voglio dire, le ricerche di... Io non si inventa nulla, padre Busa
e la sua analisi dei testi automatizzati di Tommaso d'Aquino, insomma, lo conoscete, queste sono le basi. Lui aveva il problema di questa particella in che stava in Tommaso d'Aquino e nessuno l'aveva indicizzata perché era una roba in dov'è, che non c'è una parolina in. Invece Busa diceva no, in è importante, so, perché ci misura un certo rapporto inclusivo nel Tommaso d'Aquino, quindi DBM, quindi le schede, quindi lo sapete? Padre Busa, insomma, Tommaso d'Aquino, DBM, sapete? Non avete paura, non mordo mia, eh? Sapete o no? Sanno? Non lo so. La linguistica computazionale, forse. Sì, beh, insomma. Vabbè, l'elaborazione automatica dei testi, voglio dire, ecco. Questo è Olivetti. Alcuni anni fa tenni qui a Pisa un seminario proprio su Olivetti e analizzai due suoi discorsi, uno del 54 e del 55, ovviamente, dove si vede che la fabbrica è nel cuore di Olivetti, insomma, ma non c'è bisogno di farla tanto lunga. Queste sono tutte le opere, le work cloud, tutte le opere complete di Freud in italiano, che non sono tutte le opere complete in assoluto di Freud. In italiano non è stato tradotto, io non so perché, cioè in questo corpus qui, quello della Bollati, non sono stati tradotti i primi testi sul linguaggio, sulla fisiologia del linguaggio, sono cose assolutamente straordinarie invece, però ecco, nel corpus italiano vedete, insomma, il sogno ovviamente è il core dell'oggetto. In realtà poi questi che avete visto fino ad ora sono giochetti. Io mi sono occupato in passato di Vilfredo Pareto, che era un economista e sociologo, e lui pubblica nel 1916 il Trattato di Sociologia Generale, in tre volumi giganteschi, dove tenta una sistemazione del pensiero sociologico in chiave scientifica. Lui aveva detto, io mi sono occupato di economia, l'economia si possono trovare delle leggi che regolano il comportamento economico del mondo, perché non provare anche con la sociologia a trovare delle leggi che regolano il comportamento? Nel 16 pubblica questo e nel 20 un archeologo, Giulio Farina, anche direttore del Museo Egizio di Firenze e poi quello di Torino, pubblica questo compendio di sociologia generale sintetizzando il lavoro di Pareto. Quindi io mi sono chiesto, ha più ragione Pareto o ha più ragione Farina nell'analisi del pensiero generale paretiano? E ho fatto i word cloud di queste due cose, dell'edizione originale del Pareto e quella del Farina, e si vede che sono molto, ora non entro nel dettaglio, ma naturalmente i dati forti sono estremamente diversi. E a mio avviso, in realtà, l'elaborazione del Farina è quella che meglio ci rende il pensiero paretiano, vuol dire che Pareto aveva messo molta carne al fuoco, non riusciva poi a dominarla completamente, e il Farina invece ci stringe, insomma, questi vanno letti nel contesto dell'opera di Pareto, non è che residui cosa vuol dire e cosa c'entra, insomma. Questo è un confronto assolutamente tecnico e lo possiamo fare anche con altre cose, insomma. Questo è un classico dell'antropologia per certi aspetti, il ramo d'oro di Jane Fraser. Questa è l'edizione originale in 22 volumi, che poi lui sintetizza in tre volumi, l'edizione del 22 in inglese, e viene tradotta poi nel 25 da un italiano assolutamente straordinario, che è Lauro De Bosis, non so se l'avete mai sentito nominare, figura assolutamente curiosa, rivoluzionario, che muore qui davanti a Pisa, insomma, tra la Corsica e l'Elba, cadendo con l'aereo dopo aver volantinato Roma con 200.000 volantini, eccetera, eccetera. Che differenza c'è fra Jane Fraser, storico della religione sostanzialmente, e poeta letterato De Bosis? Allora, cosa mi viene fuori qua? Cosa capisco io di questa? Allora, questa è l'edizione originale di Fraser, la sintesi, quella in tre volumi del 22. Questa traduzione di De Bosis del 25, santo Dio, cioè Fraser ci mette l'uomo al centro e De Bosis ci mette il re. Quale re? Dove il re? In realtà la traduzione di De Bosis è un progetto politico,
perché De Bosis era fortemente antifascista e fortemente monarchico, eh? Lui che credeva che il re fosse il capo vero di uno Stato. E facendo questa traduzione, poi io mi sono chiesto, ma perché De Bosis traduce Fraser? Che cavolo interessava della storia del ramo d'oro, il lago di Nemi? Cioè, poi Fraser, come dire, interessante, ma quando scrivi 22 volumi sulla stessa cosa, poi ti perdi un po' per strada, insomma, naturalmente. In realtà la traduzione di De Bosis è un progetto politico. Letta tra le righe ci dà il suo pensiero politico, ponendo al centro questo re invece che l'uomo. Questo è molto interessante, ma lo vedi solo se fai questa analisi articolata dei testi, insomma, no? L'uomo di Fraser diventa politicamente il re di De Bosis, ma questo lo vedi se elabori massicciamente i dati. Non lo capisci chiaramente se leggi solo distrattamente il testo, insomma, no? Questo ci serve anche l'elaborazione dei dati. Questo è appunto De Bosis in una Cinderella fatta a suo ricordo, insomma. Ancora un po' d'estetica? Sì. Allora, dai testi, allora, questa elaborazione che io ho fatto di questi testi, appunto, discutendone poi con Paolo, mi ha stimolato a passare alla cosa successiva, ovvero l'elaborazione delle immagini. Allora, ci sono sistemi oggi che riconoscono le immagini, a me, ma questo mi interessa poco, voglio dire, se io vedo una casa, so che è una casa, io ho una stupidissima app che inquadra una roba e mi dice quello all'80% è un orologio, va bene, lo sapevo da me, insomma, non è questo il problema, insomma, naturalmente. A me interessava invece la colorazione delle... Io ho preso una cartolina di un posto qualunque, una cartolina degli anni 50, una cartolina in bianco e nero, che girava anche opportunamente colorata a mano. C'erano due versioni di questa cartolina, l'avrete vista in tutti i posti del mondo, no? Le cartoline colorate a mano per dare, insomma, più lustro al paese, se vedete... Io ho scelto appositamente un posto assai triste, insomma, non in Piemonte, ma questa immagine ci dà una tristezza che è fantastica, insomma. E questa è la sua bella cartolina colorata. Ora, in realtà, cosa c'è in più, a parte il colore, in queste due belle cartoline? Questa bella cartolina, fatta da un fotografo non tanto in un giorno un po' triste, non c'è il cielo, se vedete, insomma, il cielo è completamente o bruciato, è una giornata grigia, quindi, o comunque, insomma, il cielo non c'erano nuvole, è grigio. Il pittore che ha colorato la cartolina ci ha aggiunto, se vedete, un po' di cielo, insomma. E questo è un dato che può sembrare una stupidaggine, ma tenetelo a mente perché ci serve più tardi, insomma, voglio dire. Qui il pittore ha colorato e ha aggiunto. Io naturalmente non so se questo bellissimo paese era esattamente di questi colori, però siccome questa cartolina girava, forse era vero, insomma, no? Naturalmente il proprietario di questa casa sapeva che la sua casa semidistrutta qui era giallina, insomma, quindi ci dobbiamo fidare in questo senso. Però io non mi fido per niente di niente. Non mi fido e su, come dire, queste immagini, prima di, come dire, da utilizzarle, bisogna farci un po' di stress test, per così dire. Allora, vi dicevo prima che la colorazione delle immagini è una roba un po' estetica, come si diceva, perché appunto questa bellissima cartolina colorata è una roba estetica, naturalmente piace perché, insomma, il paese, guarda com'è bello, eccetera. Da un po' di anni c'è, l'avrete visto sicuramente su Facebook, una pagina dove propone cartoline di foto di soldati, soprattutto della Prima Guerra Mondiale, soprattutto di area franco-tedesca, colorate a mano. Allora, colorate a mano non è corretto come termine, nel senso che lui li colora con Photoshop, naturalmente, dando i livelli con i colori. E il progetto dice che lui, chi fa questo lavoro, è un business, insomma, si fa pagare queste operazioni. Se voi avete la foto a bianco e nero del nonno, gliela mandate, lui ve la colora per €50, c'è il sito, cioè, per dire.
Allora lui dice, va bene, io siccome questo è un soldato francese, eccetera, eccetera, io so che l'uniforme è di questo, era di questo colore e il cappello di questo colore. Lui dice, va bene, io faccio ricerche e poi coloro in base a quello che è vero. Perché? Perché appunto tu hai questa cosa, insomma, monocrome, magnifico, con le versioni numeriche, con Photoshop, insomma, tutto un pathos, no? La foto del soldato colorata è più bella, è più triste, insomma, o anche fa più effetto, insomma, li vogliamo più bene, insomma, al soldato colorato, insomma, rispetto a quello bianco e nero, voglio dire. Questa è l'estetica che dicevo, insomma, appunto. Questa foto è quella di prima, insomma, del 1915, il soldato ferito, una fattoria, eccetera, eccetera, insomma. Quindi lui dice, questi colori sono, io, lui li trova facendo ricerche storiche, eccetera, eccetera, insomma. Io mi sono detto, va bene, sì, mi fido assolutamente, insomma, bisogna fidarsi, no? Cioè, se lui mi dice che all'80% quell'uniforme era di quel colore, benissimo, la colore di quel colore, siamo tutti tranquilli, insomma. Il problema è che questa in realtà io non avevo l'immagine originale in bianco e nero di quella che avete vista prima, l'ho trasformata, tra virgolette, una foto anche una risoluzione piuttosto bassa, quindi il dato è un po' così com'è, insomma. E io ho provato a colorare con appunto un algoritmo che vedremo dopo. Allora, io ho questa foto in bianco e nero, questa è quella che colora lui e questa è che io ho colorato con l'algoritmo, insomma. È chiaro che qui i risultati sono molto diversi perché qui c'è, come dire, un passaggio, come dire, intermedio, no? Allora, l'immagine è di scarsa qualità e quindi poi dopo la trasformazione mi dà un errore, che potrebbe essere un errore, capito? Però io mi chiedo, siamo sicuri che questo è il risultato giusto e non era in realtà questo? Ora, chiaro che qui c'è delle predominanti e non è questo il ragionamento, insomma. Però chi mi dice che quella roba lì sia assolutamente corretta e allo stesso tempo chi mi dice che questa roba sia assolutamente corretta? Questa è una foto stereoscopica, questa è l'originale, questa è quella che ha colorato lui e questa è quella che ha colorato il mio algoritmo, voglio dire. Ma è chiaro che qui non abbiamo dati precisi per una serie di aspetti, compresa la scarsa qualità della foto. Però, come dire, a priori io non è che posso dire che lui è nel giusto e questo è sbagliato. È chiaro che lui c'è delle predominanti, ma per una serie di motivi, come dire, concreti, insomma, naturalmente tecnici. Però vedete già che c'è in realtà la risposta, io ho processato questa foto seppia colorata, lui il colore me l'ha tolto, qui mi ha tolto il seppia. E vedete che ci sono molte differenze, insomma, su questi aspetti. Ora poi approfondiremo questo passaggio, insomma, c'è un intermezzo, insomma, ma appunto io avevo fatto un intervento un paio d'anni fa, un convegno, era appunto intitolato Automatic for the People, che è un disco di REM, e dove appunto discutevo su questi aspetti di colorazione automatica. Allora, io ho preso a campione due algoritmi che nascono da una serie di esperimenti, approfondimenti, due algoritmi che hanno una letteratura alle spalle, intendiamoci. Ci sono molte app che mi colorano le immagini, insomma, io ho la foto in bianco e nero fatta in Albania nel 1940, benissimo, io la voglio colorare, mi scarico un'app, la coloro e, come dire, la do per buona e arrivederci. Non è così che funziona, naturalmente. Bisogna che il dato che mi viene restituito io lo verifichi, perché se no si fa dell'estetica. No, no. A cosa mi serve? Io devo sapere perché mi servono le foto colorate dell'Albania, poi lo vedremo. Mi servono perché il colore mi, come dire, aumenta il valore antropologico della foto, mi dà informazioni. Io ho una foto in bianco e nero di un albanese fatta nel 40, io sono interessato a sapere questi costumi tradizionali di che colore sono, perché io non ho informazioni del contesto di questa foto, questa può essere l'Albania del nord, del sud, può essere un altro posto, ma magari con i colori dei costumi tradizionali io posso stabilire dove questa foto è stata scattata. Per questo mi serve anche la colorazione delle immagini, mi serve per, come dire, aumentare i dati che si sono persi per strada.
queste, io ho lavorato su due corpus fotografici dei quali non si hanno notizie, io li ho recuperati sul mercato antiquario, vengono dall'Albania, però non si hanno dati su questi corpus. Quindi in realtà la colorazione mi serve per estrarre, per individuare dati che io non ho in questo senso, voglio dire. Allora, questo è un algoritmo, questo qui è il dato poi dove c'è il testo da scaricare, insomma, l'articolo di questo gruppo di persone. Ora, questo qui io l'ho messo perché dice una cosa, perché parlavo appunto prima, di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Perché questi signori mi dicono, ah, va bene, il nostro sistema di colorizzazione è stato testato addirittura con il test di Turing, dando il 32% di risultati positivi. Io, quando ho letto questa cosa, è venuto un leggero mancamento, voglio dire, perché... non per farla lunga sul test di Turing, lo vedremo, insomma, brevemente, però un ragionamento di questo genere è un ragionamento, secondo me, che non sta né in cielo e né in terra. E infatti questo algoritmo che hanno utilizzato loro dà dei risultati assolutamente pessimi. Vedremo perché, forse, ma insomma, voglio dire... Allora, il test di Turing lo sapete cos'è, eh? Chi è che lo salzi la mano, non abbia paura, tanto non lo interrogo. Vabbè. Chi è che lo sa? No, il test di Turing è una roba che, come dire, Turing racconta in un suo scritto degli anni del 48, mi pare, sì, eccolo qua, che dice, va bene, Turing dice le macchine sono intelligenti, vediamo di misurare come le macchine sono intelligenti. Io faccio una roba, questo è poi il progetto a questo sito dove si possono caricare delle foto e colorarle. Allora, appunto, abbiamo testato il nostro algoritmo, il Turing test, che ci dà questa fantastica risposta del 32% positivo. Allora, io ho una foto in bianco e nero, la faccio colorare all'algoritmo, poi gli dico a una terza persona, ma secondo te questa foto è colorata bene? E la persona dice, sì, accidenti, sembra vera. Sembra vera? Allora, la fotografia, cioè, te confronti una fotografia, la devi confrontare col soggetto, non con un'altra fotografia, perché dice, ma sì, ma abbiamo l'immagine, l'abbiamo confrontata con l'immagine colorata, cioè, la fotografia è finzione, detto un po' largo, voglio dire, le fotografie possono anche falsare colori, insomma, non è che io mi devo, per sapere che questo è rosso, io devo confrontarlo con l'originale, insomma, perché se io lo riproduco, lo fotografo, lo scannerizzo, questo rosso può diventare mille sfumature di colore, voglio dire, se io voglio avere una risposta corretta sul Pantone, lo devo misurare qui, lo devo misurare su un'altra roba, insomma. Quindi il fatto è che questi misurino le foto colorate dall'algoritmo con il test di Turing, a me mi fa scappare da ridere, voglio dire, no? Questo è il test, no? Cioè io ho un operatore, faccio le domande, ci sono due persone, la risposta, oppure ho un computer, oppure ho una persona e io non devo sapere non devo sapere identificare, cioè la risposta. Cioè, la macchina supera il test di Turing se io non so se è una macchina o una persona in un rapporto meramente statistico di errori, voglio dire, naturalmente, no? E questi mi dicono, io il mio algoritmo colora le foto e poi dopo nessuno distingue se è colorata da una macchina o da una foto è colorata da una macchina. Chimicamente, digitalmente, è sempre colorata una macchina. E infatti il risultato di questo algoritmo, Zhang 2016, secondo me è del tutto, insomma, è chiaro che il verde, no? Perché poi queste robe lavorano anche sui partner, voglio dire, quindi questo, vabbè, è un'erba, l'erba sarà verde forse, insomma, no? Cioè la riconosco come erba e quindi la coloro di verde. Questa casa non l'ho mai vista in vita mia, sono cose se è giallina o se è bianca, no? Vi ricordate la foto originale che era giallina? Probabilmente quella casa lì era giallina, chi può dirci? Qui bianca,
poi vedete che manca il cielo. Anche, questo è un aspetto molto interessante, perché il programma mi colora quello che c'è, quello che non c'è non me lo colora. Nella foto originale che ho utilizzato, se vi ricordate, quella in bianco e nero, il cielo non c'era, quindi il cielo non è stato colorato perché è assente, c'è un'immagine assente. E anche questi chiari, questi bianchi, sono assenze, tra virgolette, dell'immagine, che mi danno un risultato, secondo me, poco utile in questo senso, no? C'è invece un altro algoritmo fatto da quest'altra gente, che è, secondo me, molto più interessante. Ora, loro dicono, va bene, la concorrenza vi fa vedere l'immagine e vi dice, dimmi se è colorata bene o male. Loro ci dicono un'altra cosa, loro ci dicono, io ho fatto processare al sistema 1 miliardo di immagini e il sistema ha imparato a colorare le immagini nel modo corretto, come si diceva prima, come fa Kaede, come fanno i sistemi oggi di questo genere, insomma, non hanno database limitati, per così dire, ma acquisiscono dati in maniera costante. Io tutte le volte che butto un'immagine sul loro sito, lui me la colora e mi dice ok, avanti e impara. E il risultato, secondo me, con questo algoritmo, è un po' più ragionevole rispetto ora. C'è una foto anche di confronto. Naturalmente, come si diceva prima, quello che non c'è non si colora, perché lì manca l'immagine, quindi è inutile, non è un'interpretazione artistica. Però, secondo me, voglio dire, io ho questa in bianco e nero, ho quella colorata a mano, questa ha superato il test di Turing, nel senso che il pittore è andato dalla sua concittadina e le ha detto, ma l'ho colorata bene questa foto? Sì, benissimo, guarda, perché la mia casa è giustamente giallina, no? Quindi se c'è, come dire, un voler giocare su questa ipotesi di questo test di Turing, su queste immagini, questa la supera alla grande, insomma. E queste due, se vedete, insomma, secondo me, poi facendo ulteriori verifiche, naturalmente, questo è un caso, no? Non si può basare su un caso poi per delle risposte, bisogna approfondire, ma secondo me, insomma, questo algoritmo è un pochino più vicino alla realtà. Naturalmente, insomma, io l'ho fatto altre prove, queste sono prove fatte prendendo foto in bianco e nero. Questa è una foto in realtà a bassa risoluzione, la mia idea era, io vabbè, una foto satellitare in bianco e nero, vediamo come mi risponde anche questa, insomma, sono foto di bombardamenti nel 44, questa è evidentemente un fiume, e ci sono campi coltivati, ci sono città, eccetera, eccetera. In realtà poi, appunto cosa ci manca? Quello che non c'è, il programma non lo colora, naturalmente, il cielo non c'è, non è che ce lo mette, non è un artista e non ci interessa quello, insomma. Io quando compro una lavatrice, a me interessa, come dire, potrei anche bypassare il fatto di sapere come funziona questa lavastoviglie, no? Ma io la compro, l'importante è che faccia bene il suo lavoro, questo è il ragionamento. Io non lo so come funziona questa lavastoviglie, ma se mi lava bene i piatti, io sono contento. Quindi se questi programmi mi colorano bene le immagini, io sono contento, naturalmente facendo opportune verifiche. Come funzionano questi sistemi? Questo funziona, come dire, dividendo e rielaborando le immagini con tutta una serie di passaggi, lavora sui particolari, lui ne colora un pezzo, riconoscendo il partner, come vi dicevo prima, insomma, lui prima deve sapere cosa c'è nella foto, perché se c'è erba, benissimo, l'erba di che colore è? Ah, l'erba è verde, sempre, no, bisogna vedere, e quindi i programmi cercano di discutere, il programma cerca di discutere, tra virgolette, come può essere quell'erba, in che contesto, no? Quindi l'elaborazione prima del particolare, per cercare di capire i passaggi intermedi. Questo ci può interessare, come non ci può interessare, l'importante è che il risultato sia corretto. Io ho fatto un po' di prove con un po' di foto, questa è un'immagine che ho fatto io un paio d'anni fa a colori, mentre preparavo appunto quel paper per quel convegno che vi dicevo. La stessa foto, sempre fatta in bianco e nero,
dalla mia macchina e poi le colorazioni con i due algoritmi scelti. Ora, io mi sono anche chiesto, e non è, è una cosa che bisogna tener conto. Allora, in questa immagine in bianco e nero che ha fatto la mia macchina fotografica, dentro ci sono informazioni che potrebbero in ogni caso far ricostruire a un programma il colore originale? Ci sono dei dati EXIF in qualche modo che mi marcano questa foto anche se è bianco e nero? Beh, io me lo sono chiesto, ho tolto i dati EXIF che c'erano dentro e l'ho data in pasto al programma. Questo io l'ho trasformato in un'immagine bianco e nero pura per levarsi il pensiero. In realtà ho fatto delle prove anche con le foto originali e il risultato è lo stesso, perché il quantitativo di le informazioni che sono dentro non sono quel tipo di informazioni. Però per levarsi il pensiero ho detto, ah, vediamo un po' dove si va a cascare. E come vedete, questa è l'immagine originale, questa appunto bianco e nero, e questa è la colorazione, vedete, insomma, che questa qui è un po' più ragionevole per certi aspetti. Ora si nota male perché è molto luminoso, eccetera. Però in realtà questa, vista bene, è quella più ragionevole, voglio dire, tra le due, insomma. In realtà qui appunto si potrebbe, allora, perché il test di Turing, beh, questa è fatta dalla macchina, no? Quindi io devo confrontare due macchine, insomma, no? In questo caso il test di Turing non c'entra niente, è una roba che uno lo dice per farsi figo, ma poi qui il test di Turing c'entra benissimo poco, anzi niente. È una moneta che si spende, come dire, per farsi belli, ma poi in realtà il risultato è poco significativo, insomma. Queste sono altre prove, sempre utilizzando altre macchine, questo è un cellulare, facendo appunto dei passaggi. Se vedete, questo algoritmo qua lavora un po' meglio, insomma, rispetto a questo, insomma, no? C'è una maggior corrispondenza di dati, insomma. Mi brucia la roba che sta dietro, cioè non la riconosce correttamente, mentre questo è più, come dire, più giusto, insomma, perché io devo sapere se il programma mi lavora in maniera corretta o no, perché appunto lavorando su cose che non conosco io ho bisogno di dati assolutamente assolutamente utili. Questi passaggi potrebbero anche non essere fatti, ma in realtà vanno fatti, perché io devo appunto avere una certezza statistica, è evidente, voglio dire, che il risultato sia formalmente corretto, perché se io ho un risultato vago me ne fo di poco, insomma, se il risultato è questo, no? non mi serve assolutamente a niente, eh? Queste sono altre prove, foto di interni, insomma, anche lì per vedere, insomma, un po' di sfumature, insomma, in realtà poi appunto qui c'è una componente rossa che un po' incide qui, appunto, non c'è molta differenza, però ecco, è per avere un po' di parametri per costruire il nostro approccio corretto. E quindi, come dire, testato il sistema, trovato un meccanismo che mi permetta di, in qualche modo, essere sicuro è una parola grossa, ma insomma, essere abbastanza tranquillo sul risultato, io ho dato in pasto al sistema questi corpus fotografici sull'Albania. Allora, questo progetto sull'Albania sviluppato con Paolo Chiozzi verteva, ma in realtà il progetto è ancora in corso, c'è solo un problema di finanziamenti, e questo si potrebbe tornare a quello che chiedeva prima la professoressa, insomma. Io lavorando come libero professionista ho anche la necessità di trovare a volte finanziamenti per dei progetti, insomma. O sono progetti per i quali sono incaricato e quindi il committente ha un budget, oppure progetti sviluppati autonomamente, come questo visto l'Albania con Chiozzi, la necessità di trovare dei finanziamenti. Ora, questo progetto qualcuno ci aveva prospettato dei finanziamenti e poi, insomma, si è tirato indietro, insomma, quindi il progetto è ancora un po' in stand-by, diciamo così. A me dispiace molto perché è un progetto sul quale credo. E l'idea appunto era quella di
come dire, cercare di capire in un lasso di tempo abbastanza largo, che va dal 1743 al 1943, come cambia la percezione dell'Albania vista dall'Italia. Voi direte, perché l'Albania? L'Albania perché Chiozzi ha lavorato, lui collaborava all'Università di Tirana, ha lavorato su alcuni progetti sull'Albania, e sull'Albania c'è in questo senso molto materiale sul quale poter lavorare. Appunto, cercare di capire come cambia in un arco di tempo piuttosto ampio la percezione dell'Italia verso l'Albania. La storia dell'Albania è una storia molto complessa, anche i rapporti con l'Italia. Dopo la prima guerra mondiale l'Albania diventa indipendente, però l'Italia ha grossi interessi, insomma, poi viene invasa nel 1939, c'è tutta una serie. L'Albania è già tra virgolette una specie di protettorato italiano già dopo la prima guerra mondiale in questo senso, e quindi c'è tutta una serie di approcci e di legami. Nell'Ottocento ci sono molti antropologi, molti viaggiatori che vanno in Albania e descrivono l'Albania, e la descrivono dicendo: beh, questa Albania insomma è interessante, però siccome c'erano anche i veneziani fino al Settecento, perché non diventa Italia subito, insomma, l'Albania è un pezzo d'Italia, insomma. Quindi c'è questi approcci, no, di narrazioni che sono molto interessanti, e ci interessava appunto con Paolo approfondire questi aspetti. Poi appunto, trovati questi due corpus fotografici che vi dicevo sul mercato antiquario, che danno sono due corpus abbastanza robusti, perché il primo sono 164 foto assolutamente professionali, tutte abbastanza di grande formato, tutte di altissima qualità, fatte da una missione, io ricostruito, era una missione cartografica italiana, forse veniva da Bologna, che appunto avevano, questi erano tra virgolette gli scarti del lavoro, no? Cioè questi erano qui per fare rilievi cartografici sull'Albania, e avanzatempo fotografavano anche l'Albania. E ci sono queste 128 foto, molto professionali, molto interessanti, che ci danno un quadro non solo appunto dei paesaggi, ma appunto in realtà di ciò che interessa l'antropologia, cioè all'uomo, insomma, no? I costumi. Beh, questo è un retaggio un po' ottocentesco, naturalmente, ma insomma, in realtà appunto dai costumi riesci a ricostruire anche gli aspetti culturali, sociali. Costumi è un esempio, naturalmente, riesce a ricostruire i contesti socioculturali, eccetera, eccetera. E quindi l'idea, appunto, che questo corpus è assolutamente di alta qualità e di alto livello. Io ho portato qualche esempio, io ho dato in pasto, ma ora avete sono prese proprio al volo, insomma, alcune foto al sistema. Voi questa immaginatela in bianco e nero. Ora qui è chiaro che le pecore non sono verdi, qui c'è una predominanza delle foto. Le foto in realtà andrebbero corrette anche in bianco e nero, magari aumentando leggermente i contrasti, aumentando, no, certi valori, in modo da avere un risultato interessante. Però, ad esempio, secondo me un aspetto interessante della colorazione automatica delle foto di questo tipo ci dà anche sull'uso dei suoli, ad esempio, se alcune parti di territorio, ad esempio, erano coltivate oppure no. Questo grigio, questo è un difetto, è evidente, ma questo grigio qua mi potrebbe far supporre che queste sono montagne talmente alte che non sono coltivate, non ci sono pascoli. Mentre qui ci sono i pascoli fino a un certo livello. Io, se ho la necessità di sapere, come avete visto prima, quelle foto aeree, insomma, che quelle erano esempi, naturalmente. Però se io ho necessità di sapere in determinate zone del mondo l'utilizzo del suolo storico, e io ho delle foto di un range di tempo abbastanza ampio, posso cominciare a discutere, in base ai colori, se certe zone erano coltivate, erano meno coltivate, a cosa potevano essere coltivate. Insomma, anche questo è un approccio culturale, voglio dire. Non è che l'antropologia si occupa, come dire, dei riti, delle religioni, e la roba che vedete nei musei etnografici,
insomma, un po' meno, che ora molti sono in fase di allestimento, compreso quello di Firenze, con nuovi criteri culturali, voglio dire. Però, naturalmente, voglio dire, a me interessa anche sapere l'alimentazione, mi interessa l'alimentazione, è un fatto culturale, è un fatto sociologico, è un fatto biologico. Quindi io più informazioni ho in questo senso, in un territorio che io non conosco, se vedo un territorio coltivato e corretto in un certo modo, magari lo interpreto. Qui chiaramente ora qui si sgranano perché sono come dire proiettate così, ma insomma qui in realtà ci sono molti più colori di quanti non se ne possano vedere, insomma, no? Questi vestiti di questi bambini sono abbastanza colorati, e questo mi può dare, come dicevo prima, informazioni sulla collocazione geografica di questa foto in un'area della mia, in base ai colori ora mi dispiace se non si vedono molto bene, insomma, perché c'è l'illuminazione forte, ma in realtà magari in un'area dell'Albania questi colori hanno un significato particolare rispetto a un'altra area, insomma, no? Anche questa è interessante perché si vede con evidenza i limiti anche delle coltivazioni, no? Questo grillo che ritorna, quindi queste montagne scoscese non coltivate, non vissute, ovviamente la neve, ovviamente appunto altri colori che mi dicono se sono boschi, se sono aree coltivate. Io vedo in realtà molto molto incolto in questa immagine qui, insomma, no? Qui siamo molto alti, siamo in Albania, sono montagne anche molto alte, quindi qui siamo ai limiti delle coltivazioni eccetera. E quindi, insomma, ovviamente il cielo è colorato perché nell'immagine digitale il cielo c'è, quindi il programma me lo colora perché è presente nell'immagine originale in bianco e nero, insomma, naturalmente. Perché qui, insomma, l'immagine è quella di prima, insomma, questi grandi pascoli, se vedete, questo mi dà questa informazione, questi sono pascoli, evidentemente, non sono campi coltivati, perché ci sono poi anche le pecore, insomma, no? E in realtà ogni immagine andrebbe analizzata in maniera accurata di per sé e contestualizzata, insomma. Questa è la moschea di Tirana, e qui, insomma, non, in realtà questa è una foto di scarsa qualità, insomma, non c'è grandi informazioni, però era per dire. Quell'altro corpus invece è del 41, è di un soldato che arriva in Albania nella primavera del 41, le prime foto sono nel porto di Durazzo, dove ci sono dove ci sono delle navi affondate, quindi quelle io l'ho riconosciuto esattamente, quindi mi dà la collocazione, perché sono navi affondate da bombardieri inglesi in un periodo esatto. Poi ci sono altre immagini di un palco reale, quindi mi ricollegano l'affondamento della nave, il palco reale, io so che è esattamente la primavera del 1941, tra il marzo dell'affondamento e il maggio, quando il re Vittorio Emanuele arriva a Valona. E qui, insomma, ci sono informazioni, insomma. Ora queste non sono imbarcazioni locali, ma naturalmente poi ci sono anche altre imbarcazioni, navi militari, mi permettono appunto di contestualizzare correttamente, insomma, l'arrivo delle truppe italiane in Albania, in quel porto, con le navi, appunto l'affondamento, eccetera, eccetera, insomma. Questi costumi tradizionali, anche qui, voglio dire, no? Fatti con roba recuperata, no? Rispetto a una foto in bianco e nero, io già il fatto che abbia la colorazione delle abitazioni, insomma, no? o anche dei costumi delle persone, mi permette in qualche modo di avere più chiaro il contesto dell'immagine, insomma. Ovviamente dipende molto dalla qualità dell'immagine, dipende da un sacco di fattori, voglio dire. Però certamente sono aspetti, sono dati in più rispetto a quelli che ho. E la quantità di immagini che ci sono nei musei, nelle collezioni etnografiche, raccolte in decenni di antropologia fotografica, di missioni, eccetera, eccetera, in realtà, secondo me, ci possono dare anche informazioni rilevanti. Anche ad esempio
sul restauro di alcuni reperti, no? Perché se io ho reperti anche etnografici, voglio dire, ma non solo, anche reperti archeologici, io ho visto delle foto colorate piuttosto interessanti, non so con quali tecniche, in quali modi, della scoperta della tomba di Tutankhamon. Immagini originali erano in bianco e nero, però sono state ricolorate anche in base a reperti, eccetera. E se il mio programma mi dà una risposta corretta di colorazione, io posso anche intervenire magari sul restauro di questi reperti in maniera corretta, no? Perché se ho un dato corretto, il risultato sarà corretto. Voglio dire. Quindi in realtà, voglio dire, io ho in un museo, ma naturalmente la cosa è così, un esempio, ho in un museo questa giacca albanese che in realtà io magari si è sbiadita negli anni, si è rovinata, non sappiamo il colore originale, sappiamo, voglio dire, ci sono insomma naturalmente anche nei musei reperti che hanno perso il colore, eccetera, eccetera, ma anche cose recenti naturalmente. Io so in modo, posso anche ragionevolmente sapere come intervenire in maniera corretta, insomma. Ecco. Secondo me sono informazioni che ci servono per discutere, per approfondire certi passaggi, appunto, non solo teorici, insomma. Anche qui, ora si vede, anche qui purtroppo, la proiezione alleggerisce un po' i colori, insomma, dovevo forse un po' scurirle, insomma. Però anche qui vediamo una variegata serie di colori, di aspetti di queste figure in questo mercato, che appunto magari mi aiutano con storici albanesi, con altri testi, con altre cose, a contestualizzare in maniera corretta l'oggetto. Naturalmente, come dire, io ho approcciato a questa roba sull'antropologia, sulle foto di questo genere, ma in realtà, appunto, secondo me può essere applicato correttamente in altri ambiti, insomma, come abbiamo visto prima, la colorazione semiautomatica delle foto della Prima Guerra Mondiale, ma in realtà anche lì ci sono corpus di milioni di foto, non solo della Prima Guerra Mondiale, insomma, anche della Seconda Guerra Mondiale, insomma, di altri eventi, che magari, ecco, con una colorazione è possibile estrarre dati più articolati, insomma, ad esempio, come si è visto prima, sono i colori degli uniformi, voglio dire, sembrano stupidaggini, ma in realtà se io avessi una foto colorata correttamente di un attacco, che ne so, partigiano in un contesto, eccetera, eccetera, magari potrei risolvere anche dei problemi storiografici che non sono molto, molto chiari, insomma, le appartenenze degli schieramenti, eccetera, eccetera. Pensatela anche in questo senso, voglio dire, il perché dobbiamo provare a colorare le immagini in bianco e nero, insomma, non è solo una roba estetica, insomma, no? Perché ci piace il colore, è una cosa divertente. In realtà quel sito francese che vi ho fatto vedere, lui lo dice chiaramente, vabbè, c'è questo pathos, no? La foto del nonno, il nonno ha fatto la guerra, colore più bello, eccetera, eccetera. In realtà, appunto, ci sono secondo me molte più informazioni, molti più dati. Ora questa è poco, si vede poco, ma insomma anche questa è quella che si vedeva prima, insomma, con una serie di colorazioni, insomma. Anche qui ci sono secondo me tutta una serie di dati rilevanti, insomma, appunto sull'uso del suolo, come si diceva, no? Questi evidentemente sono pascoli, questi sono evidentemente incolti, perché ci alziamo di quota, voglio dire, quindi questo mi colloca queste foto. Qui non siamo a livello del mare, è evidente, insomma, no? Siamo nell'interno dell'Albania, siamo, eccetera, eccetera. Anche in queste foto, anche in questo corpus qui non si ne sa nulla, insomma, io ho ricostruito che è un soldato, ovviamente, perché arriva in Albania nel 41, è la guerra, eccetera, eccetera, però non so che giro fa in Albania, insomma. E certamente qui è nell'interno, potrebbe essere verso la Grecia, no? Quindi le truppe italiane si spingevano sulla conquista, usava l'Albania come testa di ponte, per entrare in Grecia, eccetera, eccetera, insomma. Quindi sono aspetti, secondo me, abbastanza rilevanti per avere ulteriori informazioni rispetto a quelle che non ne abbiamo, insomma.
Questa è una foto che ho scaricato semplicemente dalla Library of Congress e che ho colorato, ma anche questa è una foto anche questa etnografica, antropologica, insomma, no? Che abbiamo poi questo indiano. Potrei anche dire, non sapere che tribù è questo indiano, però se io la mia risposta di colore è corretta, o comunque insomma statisticamente corretta, io posso anche provare a capire che etnia, che tribù è, perché ha le piume colorate in un certo modo invece in un certo altro, insomma, no? Magari c'erano tribù che avevano questo tipo di colorazione rispetto a altre, quindi naturalmente è un'informazione che dalla foto in bianco e nero non posso estrarre, naturalmente, insomma, no? In realtà molte di queste foto, anche quelle del Library of Congress, sono molto, alcune non una buona parte non hanno dati precisi, insomma, no? Magari questo, se vedete, è no, no, non dico che questo è un parcheggio, insomma, ma è una strada, chissà quando è stato fotografato questo capo indiano, insomma, no? Rispetto a quando è stato fotografato. In realtà, appunto, la foto ha informazioni generiche rispetto a quello che è, e quindi magari una corretta colorazione ci può permettere di collocare esattamente questa figura, questo personaggio nel suo contesto socioculturale giusto, naturalmente, insomma, no? Sono sempre informazioni di più. Queste informazioni in più poi in realtà ci servono anche per, come dire, per non per non sbagliare, perché il termine non è questo, ci servono per collocare esattamente ogni tassello della storia al suo posto, insomma, no? Senza costruire false immagini o false idee, insomma, no? Per questo magari, come dire, anche da un punto di vista strettamente filosofico, dobbiamo correttamente sapere chi è questo personaggio, dobbiamo sforzarsi di sapere chi è correttamente questo personaggio per collocarlo nel suo contesto storico corretto, insomma, naturalmente, per non attribuirgli qualità o aspetti che non li competono, che non ha, insomma. E questo è il nostro grande Paolo Chiozzi, alla presentazione di un mio libro. Questo libro qua si chiama Polvere, è un mio analisi sociopolitica che ho fatto in occasione del trentennale dell'incidente di Chernobyl. Sono stato a Chernobyl in occasione del trentennale per cercare di capire ancora, prendendo come spunto l'incidente della centrale, quindi la città abbandonata di Pripyat, eccetera, eccetera, di vedere, confrontando questa città abbandonata nell'86 con Kiev, vedere ancora quanto e come l'Unione Sovietica esiste e è presente in un territorio marginale in apparenza, ma in realtà molto strategico, com'è la Ucraina. E quindi, insomma, sono stato a fotografare con l'occhio dell'antropologo Chernobyl e Pripyat, e poi anche Kiev, e ho fatto questo libro che Paolo mi ha presentato un paio d'anni fa alla Feltrinelli a Firenze, poco prima di morire, insomma, ecco. Io avrei un po' anche finito questa illustrazione, ovviamente, insomma, se c'è un po' di dibattito, c'ho piacere.